Una buona giornata e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di scuola perché è iniziato il conto alla rovescia per gli esami di maturità nella nostra regione. Al via oltre 11.000 studenti e noi siamo andati a vedere come ci si prepara al liceo classico Gabriele D'Annunzio di Pescara, il servizio di Paolo Renzetti. Si avvia a conclusione l'anno scolastico, il 14 si insedieranno le commissioni degli esami di Stato, il 16 inizieranno gli esami proprio della maturità. Professoressa San Vitale, si arriva alla fine di un anno scolastico particolare, però gli esami si faranno in presenza così come era stato anche lo scorso anno. Anche lo scorso anno, esatto, e quest'anno siamo molto lieti di farlo in presenza. Del resto dal 7 aprile abbiamo riniziato una situazione di riapertura e di riaccoglienza in presenza che si è allargata anche come percentuale di studenti in presenza. Noi per esempio le classi quinte le abbiamo sempre in presenza, in quest'ultima, almeno in quest'ultima fase dell'anno scolastico, e chiaramente faremo l'esame in presenza, stesso protocollo dell'anno scorso, quindi verrà solo il candidato accompagnato da un solo testimone. Avremo quindi la commissione, che è sempre a distanza di 2 metri, ma chiaramente la commissione è 6 membri più il presidente, quindi adeguatamente e con molta sicurezza siamo in presenza. Verrà il candidato accompagnato appunto da un solo testimone e si succederanno quindi i ragazzi. I primi faranno l'esame e concluderanno l'esame di Stato proprio il 16 giugno, perché come lei ha giustamente detto la commissione è il 14 e con i ragazzi inizieremo il 16 giugno, quindi entro la fine di giugno sono conclusi quest'anno gli esami di Stato, che sappiamo essere come il modulo dell'anno scorso anche quest'anno, anno pandemico anche peggio dello scorso anno, solo il colloquio orale, si svolgerà solo il colloquio orale. Però la situazione, oltretutto in Abruzzo addirittura ho sentito che il governatore ha richiesto di anticipare la verifica per avere la zona bianca, per cui siamo in una situazione nettamente di ripresa, per cui sempre l'uso delle mascherine, la mascherina chirurgica, non quella di comunità, quindi porteremo tutte le misure di sicurezza, il distanziamento, la reazione costante, la pulizia, la rilevazione della temperatura all'ingresso, l'autodichiarazione di non essere chiaramente né in quarantena né di aver frequentato nei 14 giorni antecedenti, ormai l'abbiamo imparata a memoria tutti, persone affette da Covid, e né di avere alterata la temperatura chiaramente. Quindi buon esame di Stato a tutti. Cronaca adesso, rinvio a giudizio per 2 medici endoscopisti dell'ospedale di Ortona, accusati di omicidio colposo per la morte di una paziente nel 2018. La decisione del GUP del Tribunale di Chieti è arrivata a seguito dell'opposizione all'archiviazione chiesta dal PM. Il processo inizierà il 7 marzo del 2022. Alfredo Primante. Il GUP del Tribunale di Chieti Luca De Ninis ha disposto il rinvio a giudizio per 2 medici endoscopisti dell'ospedale di Ortona accusati di omicidio colposo nell'esercizio della professione sanitaria. Il giudice per le udienze preliminari ha anche ammesso la costituzione di parte civile dei familiari. La vicenda riguarda la morte di una donna di 48 anni deceduta nel settembre del 2018 nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Lanciano dopo essere stata sottoposta ad un intervento endoscopico. Durante le indagini preliminari il PM della Procura Teatina Giuseppe Falasca aveva avanzato la richiesta di archiviazione per i 2 medici respinta dal GIP di Berardino a seguito dell'opposizione dei legali della famiglia, gli avvocati Cristiana Valentini, Massimo Romano e Luca Di Carlo. Il GIP, dopo aver accolto la tesi difensiva che riteneva l'intervento endoscopico controindicato rispetto all'operazione chirurgica, ha formulato l'imputazione coatta degli indagati evidenziando la sciatta negligenza nel sottoporre la paziente ad un intervento totalmente sconsigliato. Il processo prenderà il via il 7 marzo 2022 davanti al giudice monocratico del Tribunale di Chieti.
Quali prospettive per il settore dell'edilizia in Abruzzo dopo la pandemia? Ne abbiamo parlato con il presidente dell'ANCE Abruzzo, Antonio Dintino. Il settore delle costruzioni in Abruzzo rappresenta in termini di investimenti l'11,1% del PIL regionale ed in termini di occupazione il 24,1% degli addetti nell'industria e il 7,1% dei lavoratori operanti nell'insieme dei settori di attività economica. La pandemia è stata una vera e propria doccia fredda perché ha indebolito fortemente il lieve aumento degli investimenti in costruzioni dopo una lunga e pesantissima crisi in atto dal 2008 che aveva ridotto i livelli produttivi di circa un terzo. Tra il 2008 ed il 2018 sono uscite dal mercato circa 4.000 imprese di costruzioni nella percentuale del 25,7%. Attualmente ne risultano attive 11.335. Nell'ultimo anno gli investimenti nel settore sono risultati in calo. Le prospettive del settore dell'edilizia sono però positive, come spiega il presidente regionale dell'ANCE Antonio Dintino, che in merito al pericolo delle infiltrazioni della criminalità organizzata invita il governo ad essere ancora più vigile. Le prospettive sono ottime, diciamo, non dobbiamo sbagliare l'approccio. Noi abbiamo un codice degli appalti che fa lacune da tutte le parti, tant'è vero che adesso per poter spendere le risorse dal piano di ripresa e resilienza, che sono la bellezza di circa 2,6 miliardi per quanto riguarda l'Abruzzo, noi non dobbiamo sbagliare, quindi vengono i commissari, vengono la deregulation, vengono poteri speciali. Noi non siamo per questi poteri speciali, non siamo per i commissari, ma forse è l'unica soluzione per poter far partire questi lavori. Questi lavori per l'Abruzzo cubano circa 10.000 impiegati all'anno. Nei prossimi 5 anni noi potremmo tornare a rimettere 50.000 operai nei nostri cantieri. Quindi è importante che da questa montagna non nasca il solito topolino. Voi vi rivolgete ovviamente anche alla Regione, al Governo. Soprattutto la Regione e al Governo. Si è cristallizzato in questo momento proprio la difficoltà di far partire i lavori pubblici. Un lavoro pubblico di media grandezza in Italia ci vogliono circa 15 anni. Capiamo che abbiamo bisogno di leggi speciali. È un fallimento della politica nazionale e anche della politica, ahimè, regionale. La UIL Abruzzo si dice totalmente contraria al termine del blocco dei licenziamenti il prossimo 1 luglio. Anche questo, oltre che la sicurezza sul lavoro, sarà al centro di una manifestazione unitaria con CGIL e CISL in programma venerdì a Pescara. La brusca interruzione del blocco dei licenziamenti rischia di avere conseguenze disastrose sull'occupazione in Abruzzo, una regione dove ammortizzatori come la cassa integrazione e ancora di più la NASPI, cioè l'assegno di disoccupazione, parlano di un'evidente fragilità del sistema produttivo. L'allarme è lanciato dalla UIL Abruzzo, che interviene proprio sulla fine del blocco dei licenziamenti a partire dal 1° di luglio, così come individuata dal governo dopo forti tensioni fra ministri e forze di maggioranza. Solamente nel 2020, commenta Michele Lombardo, segretario UIL Abruzzo, sono state 61.471.170 le ore di cassa integrazione autorizzate in Abruzzo, 16.143.359 nei primi 4 mesi del 2021, in aumento rispetto alle 16.086.103 dell'analogo periodo 2020. Cifre impressionanti che indicano quanto ancora massiccio sia il ricorso agli ammortizzatori sociali causa Covid. Ancor più impressionante il dato relativo alla NASPI in Abruzzo. Nel 2020 sono state 46.937 le ore liquidate, numero inferiore sicuramente al 2019 con i 51.135, ma pur sempre erogate in una fase in cui il blocco dei licenziamenti è attivo. In altre parole, dice la UIL, stiamo parlando di persone che nonostante il blocco il lavoro lo hanno già perso. Per questo il sindacato si dice preoccupato per le decisioni assunte dal governo. Riteniamo sbagliata la posizione di Confindustria, continua la UIL. Per uscire dalla crisi, infatti, c'è bisogno di gradualità e servono strumenti che facciano da cuscinetto per un atterraggio morbido. Anche per questo, nel corso della manifestazione in programma il prossimo venerdì 28 di maggio a Pescara, sui temi della sicurezza sul lavoro insieme a CGIL e CISL, la UIL chiederà al governo di ripensare la sua decisione e di non appiattirsi sulla posizione di Confindustria, che per il sindacato è totalmente inaccettabile.
La Tercop annuncia azioni legali contro il comune di Teramo. Potrebbe finire in tribunale il caso della cooperativa che ha gestito gli stalli a pagamento in città per oltre 20 anni e che il nuovo bando pubblico ha escluso per mancanza di requisiti. La Tercop è costituita da 23 operatori socialmente svantaggiati che rischiano di perdere il proprio lavoro. Tania Bonici Castelli. Ci sono rabbia, scoraggiamento e disperazione nelle parole di Leo Iachini, presidente della Tercop di Teramo, la cooperativa costituita da lavoratori svantaggiati che per oltre 20 anni ha gestito gli stalli a pagamento del comune di Teramo e che potrebbe dissolversi entro breve. La nuova gara per l'affidamento del servizio bandita dal comune di Teramo infatti li esclude per mancanza di requisiti. Ad aggiudicarsi l'appalto da 6 milioni di euro della durata di 8 anni è la Easy Help Costruttori Teramani, che si spera accolga il suggerimento dell'amministrazione comunale di riassorbire una ventina di lavoratori della Tercop. Ma è solo un suggerimento che il privato potrebbe anche ignorare, dunque nessuna certezza di futuro occupazionale. La CGIL di Teramo chiede le dimissioni dell'assessore comunale ai trasporti Maurizio Verna e la Tercop è pronta ad agire legalmente contro il comune di Teramo per l'esclusione dalla gara. Il comune suggerisce al privato di riassumere i lavoratori della Tercop, ma è solo un suggerimento, voi siete molto preoccupati per questo? Sì, ovviamente il suggerimento è uscito ieri, perché fino all'altro giorno loro a chiacchiere davano le garanzie al comune, tranquilli, tranquilli, salvaguardati, siamo stati noi che abbiamo tirato fuori le sentenze del TAR per dire che ovviamente tra il dire e il fare ci sono le sentenze e quindi il gestore avrà la possibilità di essere mano libera per ovviamente gestire col personale di cui avrà bisogno. Quanti lavoratori ha la Tercop adesso? Allora, la Tercop in questi anni ha gestito i parcheggi con circa 28-30 persone. Ovviamente perché il sistema era diverso. La cosa triste è che noi abbiamo presentato progetti alternativi dove in pratica si rimpiegavano tutti con certezza e con un guadagno doppio rispetto a progetti financing e ovviamente il Comune ovviamente su questa cosa rimanda la responsabilità al solito dirigente che ha espresso un parere tecnico negativo interno loro, perché noi siamo venuti a conoscenza di straforo e ovviamente siccome noi pensiamo che le leggi ancora sono valide sull'interesse pubblico, l'imparzialità e la buona fede dell'amministrazione non sono principi generali ma sono principi di legge, quindi noi ovviamente oggi daremo mandato ai legali nostri per tutelare gli interessi nostri e dei lavoratori. La cosa che però moralmente ferisce di più i lavoratori della Tercop, confessa il presidente Iachini, è il fatto di essere stati abbandonati dalla politica e il silenzio assordante dell'intero consiglio comunale. Soprattutto è inaccettabile, poi dal punto di vista nostro, il silenzio del Consiglio Comunale. Qua si sta parlando di interesse pubblico, di discriminazione, di imparzialità e non abbiamo ascoltato un'interrogazione, una sola interrogazione su queste questioni. Questo è molto triste. La Regione Abruzzo ha firmato le convenzioni con 5 comuni per la realizzazione di altrettanti centri di raccolta dei rifiuti. Il servizio di Alchetalase. Un finanziamento da 200.000 euro per ciascun comune per la realizzazione di centri di raccolta dei rifiuti. Ieri mattina l'assessore regionale con delega alla gestione dei rifiuti, Nicola Campitelli, ha sottoscritto insieme ai sindaci dei comuni di Bellante, Orsogna, Tolo, San Vito e Capistrello le convinzioni attraverso cui dare inizio alla realizzazione dei centri raccolta. Complessivamente il finanziamento è pari a 1.478.000 euro. E rientra nell'ambito del quadro strategico nazionale 2007-2013, che utilizza risorse europee dello sviluppo e coesione per raggiungere gli obiettivi di servizio nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti. Viviamo in un periodo dove la transizione ecologica è un pilastro fondamentale del New Green Deal, ci stiamo giocando una partita importante sulla sostenibilità ambientale e noi abbiamo voluto dare un segnale ai cittadini, un segnale a quei sindaci che ogni giorno operano sui territori. C'è ancora tanto da fare, però noi ce la stiamo mettendo tutta affinché anche in Abruzzo possa aumentare la qualità della vita dei nostri cittadini e quindi degli abruzzesi. Apriamo la pagina di sport, adesso partiamo dal Pescara in attesa di novità relative ad allenatore prossimo e eventuali cambi all'interno della direzione tecnico-sportiva. Le buone notizie
arrivano dal settore giovanile. Il tecnico della Primavera Gigi Hervese, infatti, intervenuto lunedì sera nel corso di replay, ha voluto ringraziare tutti i protagonisti di una cavalcata che ha visto i giovani del Delfino trionfare nel campionato di Primavera 2. È stata un'emozione particolare, bellissima, e come hai detto tu, ci tenevo ad allenare la Primavera da diverso tempo, e quindi per me era sempre stato un obiettivo. Vincere un campionato con la squadra della mia città, devo dire che è stato veramente bello e mi ha dato un'emozione fantastica. Devo sicuramente in questo momento ringraziare i ragazzi, che sono stati meravigliosi, perché hanno veramente dato l'anima e disputato un campionato bellissimo. Però il primo ringraziamento lo devo dare al presidente, perché devo dire che è stato lui a riportarmi a Pescara e a darmi la Primavera, e quindi volevo ripagare la sua fiducia, e penso che con questa vittoria il primo ad essere felice e contento sia lui proprio. Come ti dicevo prima, l'emozione è bella da condividere con tante persone, con il mio staff, veramente, che ci tengo a nominare, a linkare, perché sono stati veramente meravigliosi. Dal mio secondo Pietro Paolo, Giacomo, i preparatori Ermanno Ciotti, Sebastiano Costantini, Massimo Luciani, il preparatore dei portieri, gli assistenti tecnici, Luca Dulisse, lo staff sanitario, Andrea, non vorrei dimenticare nessuno, il magazziniere Vittorio, sono stati veramente meravigliosi, tre dirigenti, Trifone, Di Giacomo, Gulizia, che veramente sono persone che hanno dato l'anima per questo obiettivo, ed è veramente una soddisfazione grande averlo raggiunto, quindi un'emozione grande, e soprattutto il giorno dopo è ancora più bella, Enrico, credimi, perché riesci a metabolizzare tante cose e a goderti veramente quello che è stato fatto. All'inizio siamo partiti non bene, mi ricordo che siamo stati eliminati al primo turno in Coppa Italia dalla Reggiana, e penso però che da lì è scattato un qualcosa di importante con i ragazzi, perché da lì la delusione iniziale ci ha portato a creare quel gruppo, un gruppo unito, un gruppo che ha cercato in tutti i sensi di raggiungere un obiettivo che ci eravamo prefissati, ma che dovevamo raggiungere con solo esclusivamente con il lavoro. Quindi da quel giorno credo che sia scattata una molla nei ragazzi, si sono, devo dire, veramente affidati e hanno lavorato tantissimo con impegno e con sacrificio, e la soddisfazione più grande, oltre al fatto di aver raggiunto un risultato importante, di essere tornato in Primavera 1, è anche quello che sotto il profilo della crescita individuale, devo dire che molti ragazzi hanno fatto veramente grossi miglioramenti, e questo è motivo d'orgoglio per quanto riguarda tutto il discorso del settore giovanile, come ho detto pure ieri, perché, ripeto, oltre a condividere questo risultato con il mio staff, ci tengo a condividerlo con tutto il settore tecnico del settore giovanile, perché è un lavoro che viene fatto da diversi anni e poi naturalmente completato in Primavera. Adesso parliamo di Teramo, che evidentemente dovrà trovare il nuovo allenatore, perché Massimo Paci dovrebbe a ore firmare il contratto biennale che lo legherà al Pordenone, squadra di Serie B. Contratto di 2 anni per Paci, con lui dovrebbe esserci anche il vice Roberto Guana, che lo ha accompagnato in questa stagione in biancorosso e con il quale lavora dall'esperienza in Serie D con il Forlì nella stagione 2019-2020. Peraltro, a giorni è attesa anche la presentazione di Massimo Paci, che ha battuto la concorrenza di un ex Teramo come Bruno Tedino, di Alessandro Calori, e ha battuto la concorrenza di Maurizio Domizzi, allenatore uscente, e che ha traghettato il
il Pordenone dopo la fine dell'era Tesser alla salvezza in Serie B. Domizia aveva contribuito alla salvezza centrando 11 punti in 8 gare. Il suo futuro però sarà lontano da Pordenone e dunque nuova avventura per Massimo Paci, che dunque, come detto, firmerà un contratto di 2 anni con i Ramarri. A questo punto da vedere in casa Teramo chi sarà a prendere il posto di quello che oramai può essere considerato un ex allenatore del diavolo. Ci andiamo in Serie D adesso, 5 match questo pomeriggio nel girone F con il derby tra Pineto e Vastese del Mariani Pavone e il Giulianova che Alfadini ospita l'Olimpia Agnonese. 5 recuperi odierni in Serie D, in un mercoledì intenso per il girone F che vedrà 3 abruzzesi scendere in campo. Lo scontro tutto di casa nostra è quello del Mariani Pavone tra il Pineto e la Vastese, biancazzurri reduci dal successo di misura col Monte Giorgio, ma più in generale da una striscia utile di gare che ha permesso agli uomini di Marco Pomante di agganciare il treno playoff, pur avendo ancora un paio di partite in meno rispetto alle concorrenti, e una è quella di questo pomeriggio. Lo scenario dà il senso della rimonta pinetese dal momento in cui la squadra biancazzurra è tornata a giocare dopo il lungo stop. Dall'altra parte troverà una Vastese sconfitta domenica a Vasto Girardi, ma senza più l'assillo di dover centrare una salvezza ratificata settimana scorsa dalla decisione del Consiglio federale che ha mandato in eccellenza le ultime 2 della graduatoria. Da qui in avanti gli aragonesi possono giocare a cuor leggero, anche se non mancherà certamente l'impegno. L'altra squadra ormai salva e che potrà disputare il suo impegno senza pressioni è il Giulianova, che questo pomeriggio riceve al Fadini l'Olimpia Agnonese, una delle 2 compagini destinate a lasciare la categoria. Normalmente sarebbe stata una gara da vincere a tutti i costi, non che non lo sia comunque, ma la formazione di Leonardo Bitetto può disputare gli ultimi impegni con minore pressione, continuando a valorizzare i giocatori che ha messo in mostra nella seconda metà della stagione. Scontri tra corregionali che sono il filo conduttore di un pomeriggio dedicato ai recuperi. Oltre a Pineto e Vastese, infatti, nel Lazio c'è Rieti Aprilia, anche questa gara che serve a poco sia all'una che all'altra, mentre al Ditella la capolista Campobasso può allungare ulteriormente il divario con il Notaresco. Può farlo se batte il Vasto Girardi in un match tutto in salsa molisana, con rossoblù di Mirko Cudini, che in caso di successo salirebbero a più 8 sul Notaresco con lo stesso numero di gare disputate. Il quinto scontro è quello tra Porto Sant'Elpidio e Fiuggi. Domenica invece 2 delle 3 partite in programma, Aprilia Giulianova e Agnonese e Porto Sant'Elpidio, mentre ancora problemi Covid per il Castelnuovo. Da tamponi effettuati sono risultati positivi alcuni giocatori. A questo punto appare molto probabile il rinvio della gara di recupero di domenica proprio a Vasto Girardi, anche quella del 2 giugno con il Pineto. Domenica scorsa infatti era già stata rinviata la sfida con la Recanatese, sempre a causa di alcuni giocatori positivi. E questo era il nostro ultimo servizio e vi ricordo che i contributi che avete visto saranno disponibili tra poco on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con la nostra informazione alle ore 19. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.